Life. Ma anche no. Siamo. Allora. Sente l'audio di Skyrim? Ciao a tutti. Rapido a tutti. Ok, arrivo. Effettivamente tutto a posto per cominciare. Allora, ragazzi, siamo qua in live anche oggi. Perché volevo parlarvi un attimo di cosa sta succedendo. Volevo parlarvi del futuro, del nostro futuro. Allora, io praticamente, spero che non si sente tanto il microfono, ma preferisco, no, il microfono, il telefono, però preferisco tenerlo acceso perché magari mi chiamano per cose importanti. Come l'altra volta in pieno live. Io ho ricevuto due chiamate, ma erano importanti. Allora, sì, stavo dicendo, praticamente, finalmente ho comprato la webcam. Non so quando arriva, però arriverà. E ho comprato una di fascia alta, non la migliore perché la migliore costava a tre cifre. Sembra che queste cose che abbiamo già fatto, salvate ieri. Mi sbaglio, ragazzi. 6 ore 20, 6 ore 24, 6 ore 30. Oh, vabbè, non so cosa è successo, ma io queste cose le ho fatte. Non ricordo che cose sali del fuoco di qua, perché ne parlavamo. E ho comprato la seconda migliore perché la prima costava tantissimo. E la seconda migliore è ancora. Senza farlo apposta, con l'acquisto che ho fatto, ho diritto a uno sconto per il Game Pass. Quindi, cominceremo molto presto col Game Pass a giocare col Game Pass. Non ho ancora. Ah, vedi? Allora sono. Ah, non spingere. Non dicevo, abbiamo già fatto queste parti, ma non so perché. Cosa è successo? C'erano di nuovo i sali del fuoco. Bisogna scendere. Sì, dicevo, adesso siamo in marcia. E poi provo, se poi non mi piace il Game Pass, continuiamo in una volta. E niente, poi il prossimo mese, dopo questo, mi compro una stand per il microfono, quelli lì verticali. Ogni tanto vedete molti video li vedete. Molti video, cioè. E niente, proveremo e vedremo. Salvo. Mi
Ancora capito se è l'incantesimo di Vito il mio che l'altra volta ha fatto crescere il gioco. Penso tutte e due, nel senso che l'abbiamo tirato allo stesso momento. Andiamo a voglio la scuma. La scuma dentro. Chi è che ha messo un 1 a Cineraria? Cineraria, scusate. Un po' di scuma. Altro che nord. E sì, poi dovremmo vedere un po' come funziona la storia con Mass Effect Legendary Edition, che avevo detto che volevo provarlo. E poi vedremo anche lì cosa fare. E diciamo che la prima cosa che vorrei fare col Game Pass è scaricare subito Forza Horizon 5 e metterci a su Forza Horizon 5. Poi scaricherò altri due o tre giochi che ho visto che mi interessano e poi a seconda facciamo quel gioco o no, a seconda. Come non come ci viene, insomma, come ci viene. Quanto valgono questi? No, ma vabbè. Aren, vecchio amico mio, sei tornato? No. Purtroppo per te. Radice di Nirna non la raccolgo mai. Non mi sforzerò completato una volta quello delle radici di Nirna, che devi raccogliere tutte. Ma non ci ho mai tanto fatto caso. Non fatto caso, è che non è una quest per me, nel senso che a me i collezionabili piacciono, ma che è successo? Si sentiva, ma si è attivata una sveglia che non era neanche del mio telefono, che io non ho sveglie. E ho sabbia. Sì, mi sembra più tosta la matura adesso che abbiamo, anche perché abbiamo sbloccato quelle si chiamano già torre. Adesso ve lo dico. Il pietra del Lord, allora. La pietra del Lord.
c'è anche gli stand che puoi tenere il cellulare sopra del microfono, e vorrei comprarne uno per tenere il cellulare, così leggo la chat senza accendere l'altro computer, perché ci ho pensato, ho detto vabbè, accendo il mio computer e leggo la chat dal computer, che in teoria è meglio perché forse sul computer vedi più cose, però il tempo che hai acceso il computer, il tempo che hai acceso questo computer, messo Skyrim, messo Stream, poi avere l'altro computer acceso, mettere il browser, sinceramente è più comodo avere il telefono. Tornare indietro se non mi schiacciano, perché ho paura di sbagliare direzione. Ah no, no, è nel senso che questa è una specie di direzione secondaria, ma non credo che ci togliano. Passiamo dall'altro. Riguardo, ho un po' paura, nel senso che stesso che provo a dire imbambirmi, vedere la doppia immagine davanti alla mia faccia mentre gioco. E quindi sarebbe un po' strano. Però tipo giochi a Skyrim, vedi cosa hai fatto 30 secondi prima, provo a dire imbambirmi cos'è. Ma diciamo che in un modo o nell'altro meglio avere il telefono. Comunque, io non lo sapevo neanche che facevano queste montature, anzi prima di restreamare, io quando sono al computer, magari faccio altro, sono sempre lì, non sempre, vabbè, diciamo sempre lì per generale, sono sempre lì a trovare una posizione per il mio telefono, per guardare la televisione, per guardare soprattutto YouTube. Ah, salve! Se sapevo, perché tu poi praticamente ci sono quelli lì che tacchi il pezzo del microfono e diventa uno stand per il tuo telefono. Oppure ci sono quelli che hanno sia il coso del microfono sia quello del telefono, cioè del telefono microfono, oppure c'è solo quello lì del microfono. E quello solo del microfono, alcuni sviti, apparite, praticamente puoi usarlo come portatelefono se hanno solo il microfono. Non so se mi sono spiegato bene. Era utilissimo per me, perché io, ripeto, magari sono lì che non so, ascolto la musica, no? Oppure, ma neanche ascoltare la musica, magari sono lì che Non puoi più fallire. sono lì che faccio qualcosa e voglio vedere un'altra cosa nello stesso momento. Posso fare così. Questo arco sta diventando sempre più vero e proprio. Scusi signora Vitica, ma era in mezzo a... Ah, non si può dire.
che sono sti mister? Ah, ho visto. Non riusciamo a beccare. Allora, è proprio la mod che ho installato, che quando sei a livello basso l'acqua a lunga distanza fa schifo. Bam! Perché l'acqua normale è così. Dovrebbe essere dietro quello, la pietra. Ah, è nascosto. Questo troll dove è finito? Tu non sei Alen, vero? Ti ha mandato al posto suo? No, sono Coccobello, Coccobello. €5, le gemme dell'anima, €5, vieni a comprarle. Ah, è lì il nostro troll. Abbiamo stato un'altra entrata. Ah no, è un altro troll, ok. Salve. Rianimo questo perché non sono stato tanto l'auto. Magari è da qualche parte che affronta il boss finale. No, niente, quindi mi ha. Dove si va da questa parte? Io? Ripeto, labirintian è letteralmente un labirinto. E perché cavolo? No, credo ci sia una specie di barriera lì. Vedi, si sposta. Perché non riusciamo a... Vitica, vieni qua. Vai, c'è. Cosa vuoi? Ho bisogno di te, se no non riesco a pensare. Mi dispiace, non posso farlo. Posso puoi farlo? Yon! Come non puoi farlo? Ah. Allora usiamo la magica, una pozione di magica, sono un po' tirchi. Ma no, usiamo la stessa. Ho tanta voglia, l'unica cosa è che ha ripreso. Bam! Con il nostro zainetto dell'invito. Bello. Lo prendiamo tanto perché ci piace. Ah, c'è una cesta. Un baule. Sì, cerchiamo una luna piena di sangue. Che schifo. Ogni tanto. A me piace sto gioco, ma ogni tanto ci penso e dico, ma che schifo. Boh, altre cose. Penso che ho usato un webcam. Adesso poi ci faremo l'ennesimo plus. Perché ho l'offerta.
E poi vediamo se ci facciamo. Qui finalmente posso anche di nuovo scaricare Burnout Paradise. Però non so se voglio di riscaricare. Nel senso che vorrei provare altri giochi. Ah, qui c'era Wisp Mud. Labirintia è lunghissima, è piena di roba. Ah, con la mod che ho dovrebbe darmi qualcosa di forte per l'arco, però la Wisp Mud. Vorrei quasi quasi cambiare. Posso salire di sopra? Che c'è una cesta. Che c'è una cesta. Faccio salire di sopra. C'è una strada qua. Allora ci deve essere qui un altro. Beh, non penso che abbia qualcosa, non mi ricordo cosa c'è con la cesta lì. E piano piano il prossimo mese lo stand, il microfono e per il mio telefono. Poi non so più cosa fare. Sarebbe interessante per me scaricare un gioco tipo Fallout 4 per vedere quanto puoi montare col Game Pass e poi apro per provare. Però non so, penso che i primi giochi che scaricheremo naturalmente Forza Horizon 5 e lì ci spacchiamo, perché Forza Horizon 4 ha la rabbia. Per chi non mi ha mai seguito, ah, ecco la formazione. Per chi non mi ha mai seguito su Forza Horizon 4, abbiamo tutto, proprio tutto, tutto. Ma è statissimo, abbiamo tutto su Forza Horizon 4, la macchina che devi completare tutti gli obiettivi che ti impone il gioco, che devi giocare online, ma giocare online sarebbe stato la tua vita, avrebbe solo rafforzato. Ti avrebbe solo rafforzato. E allora non c'è. Ma la bestemmia. E dicevo, Forza Horizon 4 abbiamo tutto, proprio tutto, tutto, tutte le macchine, tutto, abbiamo anche addirittura 10.000 download messa a punto, abbiamo cose che non ha mai fatto così nessuno, quindi voglio provare 5, c'è anche l'espansione Hot Wheels, ma non penso che c'ha i VIP e quelle robe là. E quindi non so, poi sicuramente ho un gioco di macchine delle A, o si potesse scaricare un 1-1, oppure non spawna ancora questa, stavo aspettando che respawnava mentre chiacchieravo. Oppure prendiamo qualcosa del tipo auto. Qualcosa del tipo Fallout. Dito che il tuo fede sarebbe stato la tua rovina, che mi avrebbe solo rafforzato. Cacchio è. Ah, è l'ella. E che carino. Ah.
Ho qualcosa di resistenza al freddo. Resistenza alla magia. E lei chi sarebbe? Così buono? Chi sarebbe? Caccia di nuovo la vita completa. Cacchio. Vada signor Troll. Non te la caverà. Che si è un po' buggato. Ecco. Poi c'è anche Fallout 2 da trovare, però tutto in inglese, ho paura che non ci capisco. Sembrano particolarmente rimbambiti, moddati. Morto. Oh. Ah, to, morta, morto. Cosa morta? Vediamo se c'era ancora. No, non c'era più quella mod allora. Peccato. Ma va bene anche lo stesso, nel senso che poi rendeva il personaggio troppo overpower. E a me non mi piaceva. C'è anche, veramente c'è anche FIFA con il Game Pass. A me per il calcio non mi piace, ok? Adesso vedi che 100 persone si disiscrivono. Si trovano. No, a me piacciono di più le macchine. Però i giochi di calcio mi sono sempre piaciuti. La modalità allenatore di FIFA, che devi fare calcio mercato, che calcoli, mi è sempre piaciuto. Lo vedremo poi come fa. Prima ovviamente è un avvenimento lì, magari un giorno, cioè il giorno che poi mi prendo il Game Pass mi metto lì. Che ho poco fatto, mi metto lì e guardo cosa scarica. Perché alla fine ho optato per quello lì che costa di meno, perché alla fine mi sono detto va bene lasciare il computer tutta la notte o prima di andare a lavorare a scaricare il gioco. Va benissimo. Sinceramente. Secondo. Non c'è
proprio. Stavo guardando come andare lì sopra. Non riesco. Dove c'è la cesta? Ah, qui bisogna avere un incantesimo del freddo. Del freddo, freddo. Bam! Detto fatto. Si toglie di nuovo un po' di magico. Ah, cavolo, non spingermi. Ci sono le anime nere. Muoviamoci, non possiamo fermarci proprio ora. Dov'è? Era dietro di me. Morta. Qualcosa l'ha afferrata alle spalle. Non ho potuto fare nulla. Questa è una fantasia. Non avremmo mai dovuto venire qui. Hai ragione. È tutta colpa tua. Pensi che dovremmo tornare indietro? Non credo che tornare indietro sia una buona idea. Tornare indietro sarebbe la fine per tutti. Procediamo. Vedrete che ce la faremo. Coraggio! Avanti. Possiamo farcela. Andiamo! Certo che puoi parlare, nel senso che è buggato. Oh, salve! Bam! Ah, ecco, sì, ci sono pure i neri. Ci sono tanti nemici interessanti in sto gioco, che però appaiono in pochi posti. Quelli. La storia di questo posto dovrebbe essere che sono spettrale, perché devono, cioè non sono droghe normali, perché non è per colpa di un incantesimo, ma mi sembra che perché devono fare la guardia. Affronta la tua fine. Credo. Cioè credo, mi ricordo. Hello. Non cominciano ad essere tosti. Sono forti. A me piacciono tantissimo. Secondo me nel prossimo discorso la nerfano un po' la cura. Secondo me. Ah, già che c'è anche l'arco. Cioè, invisibile, insomma. Ora. Anche un po' un incantamento. Ed è più forte del nostro. L'incantamento è meno forte del nostro, ma fa più danni. Ah, proviamolo, a me piace questo. Ah, mi sono dimenticato che ho la freccia orchestra. Non riesco a dirlo. Orchestra. Non riesco a dirlo, ma
Devo. Salve, devo ancora abituarmi. Devo ancora abituarmi a parlare davanti. La situazione di mare. Devo riabituarmi a parlare davanti a una telecamera. Penso che la cosa. Ho paura di sbagliare, di dire una parola sbagliata e poi guardo di nuovo il replay e dico: mannaggia, ma che cacchio ho detto? Oh, salve. Tantesimo di prosciuga magica è forte per sto posto, perché è pieno di... pesiamo poi troppo, gusta. Spero non dà fastidio, è venuto mio fratello a trovarmi in camera. Spero che non vi dà fastidio. Anche perché in camera mia ho acceso l'aria condizionata un po' stamattina e si sta che fresco. È venuto a vedere cosa continua. Che parlo da solo. Ah, qui è dove c'era la trappola. Aia. Se avevo già l'incantesimo accento andavo in giro con questi per Tamer, sai che bello, cavolo. E ieri, tra l'altro, ieri leggevo un libro di macchine che... e praticamente leggevo che ormai comprare le macchine usate non ne vale più tanto la pena, nel senso che costano uguale a quelle nuove, ma l'ho notato, quello l'ho notato anch'io. Bam! L'ho notato anch'io quello. Non che a me piace, sinceramente, dico la verità, andare anche in giro e rivedere. Leggevo su sto libro che, come ho notato anch'io, cioè una macchina che costa 16.000 euro ne costa, prendiamo ancora uno di questi, non so, di spade spettrali, usata con già qualche annetto, costa... ma valgono, vabbè, le prendo, tanto pesano 3. C'è 2.000 euro in meno, un'auto che ha 2-3 anni. Cara. E poi leggevo anche che... adesso... se tu urti uno in bici... uno con quei monopattini lì, e cioè se tu apri la porta e ti ritrovi questi qui che vanno con le moto a 90.000 all'ora e ti ritrovi davanti,
La colpa è solo tua. E devi pagare i danni al... alla bici, alla moto. Da una parte ci sta, perché molte persone non aprono la porta, non guardano mentre aprono la porta della loro macchina. È capitato molte volte anche a me. Magari sei con la macchina e ti aprono a caso la porta. E per me è giusto. Però mi aspetto sempre quel povero Cristo che apre la porta e poi arriva questo qui della moto ai 500 all'ora. Non lo vede. E bam, lo prende in pieno. Poi deve pagare lui. E è sempre colpa sua, perché questo non abbiamo mai usato. Diciamo che è forte questo incantesimo. E questo. Poi ho letto che praticamente non ne vale neanche tanto la pena comprare un'auto, noleggiare una macchina, rispetto a comprarla a noleggio a lungo termine, perché se tu fai un incidente sono cavoli tuoi, spendi un sacco di soldi, anche per un cecinino. Tutto in piemontese, un piccola rigatura eccetera, te la fanno pagare assai. Non male che sia morto. Niente, poi ovviamente c'erano le solite macchine, c'è scritto che la Hyundai è V6. Dico la verità che sembra bruttina, però non è poi così bruttina. Adesso c'è anche la... hanno le Lamborghini Huracan a due ruote motrici. Poi tra poco finalmente uscirà la generazione dopo. Sta roba che sta spammando. Dicevo, uscirà la non riesco a parlare con sta roba. Un po' di meno cavolo. Uscirà per la nuova generazione di Aventador e di Urak. Speriamo. Perché sinceramente mi ha già rotto sta Huracan, la fanno in tutti i modi, e sinceramente hanno rotto un pochettino. A me la Aventador e la Huracan non è che mi dispiacciono come macchine, però diciamo che ora, cioè nel senso che la Murcielago non è che è durata poi così tanto. Adesso
fanno poi la nuova generazione di laboratori. Perché la morsiraco mi è piaciuta, ma la morsiraco mi è piaciuta, ma... e anche la Gallardo. Però sono andate via in fretta, come la Diablo e la Kuntash. Si dice Kuntash secondo Pursuit, ma dovrebbe essere vero, si dice Kuntash piemontese, che è un'espressione per dire forte, no? Una cosa forte. Nel senso, quando vai da un tuo amico e vedi, che ne so, che è l'ultimo album dei Pinguini Tattici Nucleari, non so, gli dice, può dire Kuntash, vuol dire forte. Anche se non lo fa nessuno. Ah! No! Ah, ok. Poi ci c'è anche la punta scena. Speriamo, cioè, nel senso che poi anche... ma loro fanno così perché l'Aventador è talmente famosa che se loro capirebbero... loro hanno paura, cioè hanno la stizza, perché se chiamano male la prossima macchina o non attizza, ce l'hanno un po' nella M. Non ce l'hanno nella M perché hanno tanti di quei soldi, ma c'hanno paura. Ma quella stizza lì, secondo me, personalmente, secondo me è così. Ah già, ma ho forma eterea. Cavolo, ho preso per un motivo. Ma è durato un secondo. Che cribio. Che cribio. Secondo me l'idea. Proviamo per una pozione di resistenza. Prendiamo lo spadone, usiamo lo spadone, lo arriviamo lì davanti, facciamo tutto veloce. Dovrebbe buttarla giù con lo spadone, sta cacchio di magia, le cacchio di gemme. La Ferrari adesso sostituirà la 488 con la 296 nelle gare. Macchine da corsa. A me la 296 mi piace un sacco. A dire la verità, all'inizio mi piaceva schifo, a vederla da GT3 mi sono detto wow, ok, stavolta, anche stavolta ci siamo. Le supercar, non diciamo che sembra che sono un ossessionato di Ferrari, ma rispetto a tanti miei amici non lo sono, cioè molti miei amici sono più fissati, io sono più fissato sulle Huracan e sulle JDM e soprattutto la Mustang e quelle macchine. Anche lì la Mustang è sempre uguale, sta cavolo di marchia adesso hanno fatto elettrica, a me non piace, mi fa schifo. Blu è carina però non è una Mustang, che cacchio, come fai a chiamare una cosa del genere una Mustang? È un SUV. La Mustang dal 2015 è cambiata, però non capisco perché tipo... la Huracan, l'Aventador è quasi sempre uguale, cioè è cambiata dal 2012 anche tanto, ma è sempre, non so, boh.
Così. Vabbè, adesso riproviamo, eh. Ho preso una pausa perché continuavo a morire e dicevo che cacchio. Ah, c'è resistenza al fuoco. Vai. Prendi. Oh. Meno male che avevo forma eterea. Cavolo. Abbiamo prima che faccio pazzire. Meno male. Mettiamo di nuovo un soffio di fuoco, sembra che stanno abbastanza andando. Cosa ci aspetta? Ah, siamo a 60 di lightar, non buono. Dietro l'angolo. Anche che io praticamente sto già andare, lo dicevo anche, quindi parlano sempre di cose nuove, sono contento che ho fatto il problema, perché prima ero abbonato a un giornale che parlava solo di notizie, però era sempre tizio muore, tizio fa quello, tizio ci che con le macchine. Minimo che parlano una crisi di amico ci. Non è che è così esagerato. Non è così esagerato. Allora mi sono abbonato a sto giornale. Fatto fuori? Ciao. Oh, bravi. Ma non mi aspettavo troppo. Guarda che bello così col blu. C'è una pure una freccia. Torni qui signora freccia. Con tutti una signora. Senti se qualcuno inglese che chiama tutti signora freccia direbbe cosa intende. Perché loro... è it, ogni cosa è it, cosa è una cosa, loro dicono it tradotto significa la cosa, anche la macchina. Infatti spiegare a un inglese che noi chiamiamo le macchine le macchine, qualcuno la chiama la, qualcuno la chiama maschile, femminile, è un po' difficile. Sarei anche curioso di comprare un giornale di macchine in inglese, non l'ho mai fatto, sarei curioso come vanno i prezzi, cioè l'ho già visto e guardo anche i commenti del, insomma guardo IMSA, campionato GT3, inglese, Porsche Cup, eccetera, però non scritto su un giornale, ci saranno tanti di quei hit, quei... Sì, interessante.
una spada. Antico elmo Nordincombus. Antico spadone dell'ustione. Anche se uno spadone lo darei a Viti, perché sembra forte. Questo lo mettiamo magari da qualche parte. Spero solo che non peso troppo. No, perché poi ho il backpack. Non male. Quindi abbiamo preso. La spada. E questo. Ci sta. Nel senso che è un potere forte, eh? Cioè nel senso non è, sono incantamenti migliori, ma se stai, sei a caso in un dungeon e trovi questo, cavolo. Quasi quasi darei la spada a Viti. Ma l'altra, dove cavolo è? Questo. Ah, è normale. Così, così, così la darei a Vitica. Cosa vuoi? Prendi quello. D'accordo, ho capito. C'è altro? Uso. Ti copro le spalle. Quindi bisogna. Cosa vuoi dare? La spada. Questo. E lei usa quello. Perfetto. Anche se non è proprio, muoviamoci dunque. Non è insomma per lei, perché lei usa una mano, va bene anche qua. Ah, c'è uno scudo d'ebano anche, cavolo. Allora adesso non lo so proprio. Cosa vediamo? Ehi, dove stai andando? È proprio, ma no, sono stupido. Vediamo la spada, lo so. Però Vitica è abbastanza forte, quindi lo scudo non è che serve tantissimo. Non lo so, lasciamo così. Quanto vale lo scudo? Facciamocelo indietro col nuovo. Ah, grande scoperta. Così Vitica ha una nuova arma. Poi vediamo, insomma, se vediamo che è. Lasciamo un po'. Quasi alla fine. Quasi. Un parolone. Ma Batman. Con i pipistrelli. Vediamo che c'è un boss. Ho fatto manco, eh? Ah, signore della morte, dove? Ah. Grazie. Volevo mettermi qualcosa. Anche questo è. Bisogna usare le forze naturali. È un po' buggato. Okay.
fatto. Questo qua, se avessimo un arco che assorbe la vita, anche se fosse per questo personaggio di Regno, o con qualsiasi altro personaggio. Sembra che è forte, sì. Sì, era rallentatempo. Mi sembrava che era forte. Peccato che non è Night Arm. Vabbè. Le nuove macchine che stanno facendo adesso sono anche strane. Sono... C'hanno quei fanali. C'hanno quei fanali strani. Per soffio del fuoco. Già, ma anche forte questa situazione, ma non ce l'abbiamo. Niente, pensavo che ho attivato il mio assistente vocale a caso, infatti stavo dicendo, ma che sto facendo? Allora... Non capisco se siamo 33 o... da 6 a 3.
Però in effetti ci hanno anche ragione loro, nel senso che non so se scenderei. Cioè, però insomma, se c'hai droger su droger che aspettano solo lì che tu torni indietro, forse è meglio. Forse è meglio andare avanti. Sono tutte, c'hanno tutti i fanali strani le sue macchine. È la nuova moda, ma boh, non è che mi ispirano qualcune, tipo la EV6, dicevo, davanti è bella, dietro è strana. Però la McLaren dovrebbero essere un po' tutte come la McLaren Artura, che è un po', c'ha i fanali come invece è esageratamente est. Ah, qua dovrebbe esserci una maschera. Esatto. Peccato che le maschere contano come heavy armor. Sarebbe bello avere le maschere. Vai tu. Li colpiamo prima. E loro sono rimasti imprigionati. Questi qua sono quelli delle immagini che abbiamo visto. Sono rimasti imprigionati lì per bloccare questo qua. Però mi sembra che ti attacca, perché pensano che sei un... Sì, diciamo, sono stati indottrinati. Fece nani questa volta, volevo ancora colpire lui, che non lo so. Mando di salva perché conosco esattamente quell'incantesimo, perché c'era un attimo. Metti che di avere tutto assaiato. Che te l'ha. Ma abbassati mai, certo che è la roba. Non posso rimanere.
dovrebbe curarsi. Andiamo forte. Allora. Andiamo, signora. Sinceramente mi fa meno paura Necrosis che i Drover lì che avevamo fatto. Sei. Adesso c'è chi mavo da mamma mia, guarda, sei quello che mi uso la parola cinque. E che è morto stasi. Ah no, è light armor, ok. Ma dai. Secondo me è una moto. Non mi ricordavo se... Eh sì, è una mod, perché Time Between Shouts si reduce by 20%. È una mod. Che bello. Non so come dico fare. Light armor. Subito è via. Avevo installato qualche modo. Cosa sacrifichiamo? Ah, questo. Aumenta la magia. Cos'è meglio? La magia che si rigenera. Può avere questo. Quanta magica abbiamo adesso? Facciamo un po'. 285 anziché 345, 345 però quello lì dei shouts che si riducono, il problema è che abbiamo anche meno armature.
che ho usato il ferro. Andiamo un po' in giro a fare questo. Poi quando ci sentiamo. Quanto riamo. Che buono. Perfetto. Se era tipo un 5% in più era più contento. Sempre del tesoro assoluto adesso. Anni che adesso non sento. Per uscire dove si va? Questo bug lo toglie adesso. Un'altra roba delle magie di evocazione ce l'ha, con adesso poi andiamo a disincantare queste cose. Mi dispiace, amici. Mi dispiace tanto. Non avevo scelta. Era l'unico modo per assicurarmi che quel mostro non potesse più fuggire. Prometto che non accadrà mai più niente del genere. Sigillerò questo posto. Savo se non è l'arcimago. Era l'arcimago. Rip. Hai capito Savos che diceva tutto che doveva essere in perfetta. In perfetta condizione. Adesso c'è il cugino terzo grado del signor H, diciamo che in forma ghiacciata. Andiamo va. Ah, sta per morire il nostro tizio. Andiamo a riparare, no? Non dovrebbe essere difficile la battaglia col cugino di H. lo chiamo così tanto per ridere. Mi ricordo come si chiama. Io sinceramente non avrei lasciato i miei figli comunque. Una situazione reale cosa avreste fatto voi? Cioè, dopo aver scoperto un mare così, voi avreste scappato io. Tirato su se. Io non so. Vedete che rimane. Aspetta noi davanti all'uscita. Questo è comunque che anche mi spinge a essere sempre un manto della tempesta. Perché Talmor sono. Dei muri combinano sempre guai, sono dei muri. Io vorrei capire questo qua da dove proviene. Ah sì, ma è appena entrato nel danno. Eh sì, perché questa è una scorciatoia per uscire. Hello. Oh. Non hai perso la vita, vedo. Ancano aveva ragione. Rappresenti un pericolo. Temo che ora dovrò prenderti il bastone. Ancano vuole che sia tenuto al sicuro. Vuole anche la tua morte. Niente di personale. In realtà non ho niente contro di te. Temo di sì, invece. Ah,
Abbiamo preso pure un evocatore. Mi arrendo più. Spero che adesso che ci teletrasportiamo sentiamo meno ovattato. Perché si sente tanto ovattato. Beh, è bello questo tizio qua che c'ha l'Atmac. Sarebbe perfetto per la nostra avventura. Però è meta 10 minuti mi arriva. Prendiamoci Storno for the memes. Credo che possiamo farlo. Sì. For the freaking memes. Ci sarebbe una mod che quando rianimi persone importanti aggiunge qualche linea tipo metterai mai conto di lui o qualcosa del genere. In questo caso Lion in the Field, The Wolf King, libro carino, ho letto anche quello. The Wolf Queen. Allora. Finalmente abbiamo finito la mia. Avevo detto che era lunga. Beh, non lunghissima, dai, nel senso che adesso abbiamo un po' più di tempo, ma se lo stream durasse un'ora, poi e di solito facciamo. Ma che mette la scuma nelle... c'è qualche pazzo che si diverte a mettere la scuma nelle une cinemali. Non lo so chi è, ma è qualche Arcano se ci segue. Non mi dire che non ci segue, dai. Ma non ci segue, dai. Ma che guasta festa stagione. Che guasta festa. Vabbè, mi teletrasporto, magari ci segue. Dobbiamo tornare all'accademia col bastone adesso. Stafford non è tanto forte sta. Cioè sarebbe bello che finisci labirinto e ti dà qualcosa di concreto, ma ti dà semplicemente una cosa che serve per completare la missione. Labirintian è bella, ti dà anche un sacco di roba, abbiamo ottenuto adesso anche un sacco di roba come la maschera eccetera e l'arco, però l'oggetto finale non è che non mi interessa quante accademie costruiscono o quanto verrà inghiottito dal mare, io sarò più forte di lui. Sai che Winterhold era il centro di potere di Skyrim? Ora è un guscio vuoto. Hai un problema con l'accademia? Sì. E se sei uno di loro, anche le tue mani sono sporche di sangue. Non è rimasto nulla di Winterhold. Nulla. Nulla. Tutti sanno che è colpa dell'Accademia se il mare ha inghiottito la nostra città. Loro negano, ma conosciamo tutti la verità. Salve. Need something? Regalo lo stato umano. It can't be helped. Non ci pensare. Meno male che non ci attaccano più e... E già le necromanze, necromantiche e il tizio delle poste. Hello there. Stai bene? Ce l'hai?
Speriamo che sia potente come credevano gli psigici. Dov'è Mira? Lei non ce l'ha fatta. Quando è apparso evidente che dovevamo ripiegare, è rimasta indietro per assicurarsi che noi ci mettessimo in salvo. Cosa ci fai qui? Guarda con i tuoi occhi. Il potere di Ancano sta aumentando. Non siamo in grado di annullare la magia che usa per proteggersi. Spero che il tuo viaggio a Labyrinthian sia valso la pena. Ti seguirò come un'ombra. Mi sorprenderei se vuoi. Non preoccuparti, amico mio. Cosa mettiamo nell'altra mano, Cubaro? Non mi ricordo se devo usare il bastone. Salve! Dai, spero che tu abbia qualche asso nella manica. Io ho esaurito le risorse. Camminava normale, tralala. Io dico che altro dirà, mi stupisce se qualcuno uscisse vivo e poi arriva uno, salve. Non è vero. Credi che io non sappia cosa hai in mente? Credi che non possa distruggermi? Tata, puoi distruggermi. Il potere di plasmare il mondo è nelle mie mani e tu credi di poter fare qualcosa? Le mie capacità trascendono i vostri ridicoli tentativi. Non potete toccare. Bastone, usalo sull'occhio. Allora insisto. Non so. Beh, osserva ciò che posso fare. Cos'è stato? Usare il incantesimo, amico mio, è bello. È logico che devo usare questo.
scoprire l'anomalia. Ma è quello, si fa così. L'ho già fatto 39. Nelle mie mani? Credi di poter fare questo? Conviene. No. No. Apocalypse non serve a niente. Paralisi ne ha. Paralisi forse. No, paralisi non serve. Non ho. Non ho. Qualcosa da rida. Tipo un Atronach. No. Non c'è nessuno da me. Il passaggio. Le mie capacità trascendono. Poi avevo visto. Potete toccare. Il bastone. Usalo sull'occhio. Ora basta. Allora insisto. Beh. Osserva ciò che posso fare. No, non volevo usare scatto dominante, volevo usare come che come faccio a colpirlo. E poi possiamo anche prendere seriamente la battaglia. Le mie capacità trascendono i vostri ridicoli tentativi. Non potete toccare. Il bastone. Usalo sull'occhio. Ora basta. Allora insisto. Molto bene. Beh. Osserva ciò che posso fare. Chi c'è? Fammi fare un salvataggio qua. Ma sto schiacciando attiva, sto attiva, cioè sto schiacciando la manetta. Cerco su internet. Come metti in pausa? Cerco su internet perché non ho la minima idea perché fa uscire. Eye of Magnus. No. Can't damage.
se usi la staff nell'occhio prima che si chiude, Akane prenderà danni, correrà indietro via periodo. Ok, quindi praticamente devi usarlo. Ok. Allora ho capito. Ho capito. Quindi devo chiudere l'occhio. Lui prenderà così chiuso, altri prendono normalmente come altri, se li prendeva danno quando aspetta. Poi bisogna fare scorte anche di pozioni. Non fare scritti di pozioni. Ce l'hanno con me, mamma mia, già un po' di fatto così. Non è
sembra che possa fare il tap e lui si chiude automaticamente, giusto? Cioè adesso lui dovrebbe andare non dal nostro fuoco. Stavolta è quasi morto. Ci siamo. Adesso lo chiude. Ah, ecco. Chiuso, ma che cacchio. Sto finendo tutte le opzioni. Posso mettere un po' in fretta. Magari sta roba la vendo perché tanto non è speciale come la terra. Dobbiamo da affrontare Santa Maria Scan. Arianine Minecraft. Vado. Quasi quasi se riesco a comprare il potere lì delle fiamme che ci avanza. Tieni tante di quelle gemme dell'anima. Adesso cambiamo, Abbiamo qualcos'altro, non mettiamo le frecce Danic. Prendiamo le frecce. Che c'è? Quindi è finita. Sapevo che ce l'avresti fatta. Cos'hai per me? Da un'occhiata. Cos'hai vendita? Sì, ora è finito. Cos'hai vendita? E questa è anche overpower, cato, resita. Ma non useremo alternazione. Cosa facciamo adesso, signor Tofty? Io non lo so. Ancano è morto, ma qualunque cosa abbia fatto all'occhio non sembra essersi fermata. Posso... Non ho idea di cosa fare. Posso prenderla io il potere?
il signor qua, è arrivato il signor qua, Quaranian. E ora che succede? Guarda che si guardano. Hai fatto tu quello, eh? Quaranian mi sta guardando come dire, hai fatto tu quello. Sei proprio uno sciocco. Sapevamo che ce l'avresti fatta. Grazie. La tua vittoria giustifica la nostra fiducia in te. Hai dato prova di essere più che degno di guidare l'Accademia di Winter. Come facevi che sarei stato in grado di... Molte cose che per te sono oscure a noi sono perfettamente chiare. Eravamo certi che avresti vinto. Cosa facciamo adesso? L'occhio è divenuto instabile. Non può restare qui, potrebbe distruggere la tua accademia e il mondo intero. Deve essere messo al sicuro. Le azioni di Ancano provano che il mondo non è pronto per questo oggetto. Lo custodiremo noi per ora. Avete la possibilità di salvare la vostra accademia e di procedere nelle vostre vite. Hai la nostra gratitudine, Arcimago. Arcimago? Wow. Arcimago? Wow. CGG? Qui? Ora? La... Ce l'hai fatta! Grazie a te l'Accademia è di nuovo al sicuro. Grazie. Sapevo che ce l'avresti fatta. Direi che gli psigici hanno ragione. Secondo me non c'è nessuno più adatto a essere Arcimago. Posso? Vieni, considerali tuoi. E anche gli alloggi dell'Arcimago. Se avessi bisogno di me, sono qui. Porti. Che onore. In effetti avrei proprio bisogno d'aiuto, anche se mi vergogno un po'. Ho perso un oggetto. Non riesco a trovare il mio alambicco. So che potrei usarne un altro, ma per quanto possa sembrarti sciocco, ci sono affezionato. Se dovessi trovarlo, ti dispiacerebbe riportarmelo? Il mio alambicco mi serve per una ricerca, ma non riesco a trovarlo. Ci vediamo. Andiamo a cercare Faralda, no? Oh, Faralda. Faralda. Ah, già, poi dobbiamo disincantare un po' di roba. Faralda. Eccoli qua. Tutti gli spell costano il 15% in meno. La tua magica è 90 di 50 e la rigenerazione è del 100% più veloce. Quando ho visto sta cosa sul mio petto della pietra ho detto boh, lasciamo perdere di l'armo, ho trovato qualcosa di più forte. Sono... vorrei fare lo switch anche adesso, ma con la scusa che abbiamo War Dancer e Spell Dancer piacerebbe approfondire quello, però è fortissimo, cioè se sei un mago fai attenzione, è praticamente di quando, soprattutto quando sei a livello alto che entri nei dungeon o tutti sono di livello medio basso. Non è qua Faralda, di solito Faralda è lì che guarda il cancello. Faralda, devi darmi tutti gli spell gratis perché sono acci. Prendiamo la casa adesso, qui è Tofti. Sono contento di vedere che c'è ancora. Faralda non credo che sia qui dentro. Vediamo, speriamo che riusciamo a trovare uno spell più decente. Faraldo, dall'altalla, Faraldo. Durevis. Eccola.
Dobbiamo esserti tutti grati. Hai salvato l'Accademia. La tua posizione è più che meritata. Io posso insegnarti, ma non mi riterrò responsabile di ciò che farai con quello che apprenderai. Knowledge. E così vuoi imparare a padroneggiare le arti arcane. Dovremmo avere abbastanza per prenderci qualcosa. Polide. Tira un meteorite. Però non è il mio stile. Non è lo stile, ormai non è lo stile di passione. Qui fa incendia la terra. Non stiamo già. Poi c'è Thundercrack. Tardo di fuoco. Tardo di fuoco secondo me è uguale a Bound Fire. Un po' di più. Serve un potenziamento con i controfiocchi, tipo questo forse. Palla di palla di fuoco, e questo qui che aveva un canon. Va bene. Il problema è che abbiamo bisogno di un sacco di magica. C'è la palla di fuoco. Quindi non so se terremo la maschera ancora. Perché l'idea di questo personaggio è adesso che nuoto e vedo, e abbiamo un po' più livelli, e uso la magia. Finisce la magia, uso l'arco, faccio ricaricare la magia, uso di nuovo la magia dopo aver usato l'arco per un po'. Avanti e indietro faccio praticamente, l'idea è quella lì. Poi magari torno indietro, rianimo uno, uso l'arco, la metà insomma. Scusate, stavo cercando un libro. Ho già sbloccato il libro? No, non sono fuori. Sto parlando. Due fireball. Però magari lo teniamo. Il problema di fireball è che fa male anche gli alleati se non fai attenzione. Però comunque l'idea sarebbe... Bam! Allora dice, ma che cacchio sto a fare questo? Posso vendere la roba qua? Thank you. E qualcuno che accetta oggetti normali? Accademia non... Perché neanche giù a Winterland c'è qualcosa. Adesso il prossimo passo, abbiamo anche trovato dei lingotti d'ebano. Andiamo a cose d'ebano. Avevamo già guardato, ma non mi ispiravano le armature. Allora, cioè mi ispiravano ovviamente, però sono normali, non sono diverse come... E con le moddate devi per forza usare
Quindi armo, oppure devi metterci un sacco di roba. Io vorrei un potenziamento un pochettino meglio, non subito passare la roba del drago. Adesso che abbiamo completato quello, andiamo a venderlo, a vendere. E andiamo, anche il Rifter non è male per vendere. Sì, però a dire la verità, a me piace una città che è tutto davanti, cioè nel senso entri, vendi e via. Alla prossima. A pensavo che andavamo da qualche parte, magari li seguivamo, un'altra volta non l'abbiamo fatto. Poco tempo fa ho perso la mia sorella gemella. Tu hai mai perso una persona cara? Mio padre ti need something? How can I argue with that? Gli regaliamo. E sta fumando. Cosa gli rianimi? Cosa gli diamo? Non so se vi piacerebbe. Ha dei fiori. Lei. Ragionevoli. Io facevo tratto. Prima. Da un'occhiata. Quello fatto, magari l'ho detto apposta. Abbiamo solo più. Abbiamo solo più 1000. Oh, allora dobbiamo vendere antico arconone. Oddio. Ma io direi di vendere anche questo, perché tanto mi è un posto forte questo arco. Nel senso che adesso prendiamo un arco e lo incantiamo. Però non subito. Ci teniamo questo qua. E poi abbiamo questo da vendere, questo da vendere. Sta fumando, no, scherzo. Gli anelli dovremmo tenercene qualche da parte di anello. Sinceramente. Adesso. Anche se con anelli siamo abbastanza a posto. Anelli e collane. Sì, non posso chiedere di meglio. Non so. Vendiamo poi. Questo non ci interessa. Questo ci interessa. Lo scudo debole non abbiamo detto che non diamo a Vitica, quindi niente. Va via. Questo l'avevo caricato perché mi piaceva il design e possiamo anche vendere. Questo è riarmo. Questo non ci interessa. La roba di Ancano la vendiamo. Se non ci interessa. Nel senso che è uguale a tutte le altre, non è che. Non ha niente di speciale. Vendiamo l'ametista. Vediamo il secchio che avevamo raccolto. Nato. C'è le ossa di drago da mettere da parte, tutta la roba per farla a casa e niente. Grazie di tutto. Figure. Quanti soldi abbiamo? SF per respect 3000. Vieni a dare un'occhiata alla mia merce. E costerà 2000, penso, mettere qualcosa. Però per adesso usiamo l'arco che ci hanno dato. Allora io adesso direi di andare a casa nostra, usare la roba e poi
E poi... poi no. Ah sì, continuare con la casa forse. Vai con la casa. Magari appendiamo uno di questi, queste armi invisibili lì, con l'effetto spettro. Tastiera, non è che sono nabissimo con la tastiera, però non è neanche vero. Al menu rapido mi guarda un po' di prima appartiene ai nostri. Però che litica non si incavola. Andiamo a raccogliere gli altri, per i soldi, ma già che era casciato l'altra volta, facciamo un salvataggio. Poi ce n'erano altri, giusto? A parte lui che aveva animato, ce n'erano altri due. Non so cos'è il comune di cenere, sarà un cano il comune di cenere. Ce lo siamo portati a casa nostra. Allora io volevo fare le porte.
Allora, dobbiamo fare il lock. Mi serve un ingotto di corallo. Che secondo me non lo posso fare. Non lo posso fare. Anzi. Sempre comprare sto corallo. No, è lì dietro però. Questo è acido. E invece il corrodum è... Ah, è D, cos'è che ho schiacciato? Ah, è Q, perfetto. Il corrodum dovrebbe essere... qua da qualche parte non so posto. Il problema è che non mi ricordo mai dove il corrodum è qua. Ah, è già, abbiamo già usato troppo, credo. Allora dobbiamo andare veramente a comprare. Vabbè, per adesso cosa c'è da fare? Chiodi, 4 chiodi e... sembra che ce ne servono 4 di questi. Poi 10 chiodi. E andiamo a prendere il corno. Sempre a Falkreath. Ah, Falkreath. Poi non so quando devo scappare, perché anche oggi devo scappare via. Serve qualcosa? Per cose divertenti, però... aspettiamo, guarda, al freddo, aspettiamo al freddo con la neve, cioè. Salve. Sì. Parla in fretta. L'acciaio è un buon compagno, dai un'occhiata. Corrodum. Expensive, dude, it's really expensive. Cerchi qualcosa per proteggerti o per... c'è qualcosa che posso venderti che gli altri non vogliono. No. Vieni a trovarmi alla mia forgia se hai bisogno di armi. Che cazzo. Ora. Mentre parli, vai, vabbè, dai. No. Quanti lock abbiamo bisogno di uno? Una forza. Ah, due, perché sono due. Due ferramenti. Spero che basta. Dobbiamo andare, bisogna agire adesso.
Se riusciamo a mettere qualcosa nelle stanze dei trofei. Tipo panichini. Se ne dai 4, 8, facciamo così. Sai che ne abbiamo solo 8, vero? Non ne abbiamo solo 8. No, perfetto. Due con me. Quindi ci siamo. Rotte. Ah, io ho bisogno di più. Ne facciamo 10. Agile. Ho anche letto che i polli devi pagarli. Pensavo che c'era la porta anche qui. Che facile. Andiamo a vedere un po'. Non è un master la stanza dei trofei, però. Apri porta. Ah, è piccolo. Pensavo che era più grosso. Ah. Ne possiamo fare uno. Due. Ah, ne possiamo fare tanti. Ah, non tantissimo. Questo e poi facciamo quelli grandi. Ah, ecco cos'è. Beh, ci sta. Testa di denaro. Ah, però ci vuole un'ossa di denaro. Ah. E uno sprint. Per creare questo oggetto, sì. C'è la capa, il ragno. Ecco, proprio così mi piace. Allora non l'ho mai fatta perché non me lo ricordo. Quelli grossi cosa fanno? Perché li ho fatti la maggior parte piccoli e secondo me sbaglio. Questo sarebbe stato bello, la sfera nanica. Magari ci mettiamo la sfera nanica. Il drago. Non lo so. Bello. Adesso mettiamo a posto la roba e io mangio. Allora la roba, ah no,
Le ossa sono qua. Messe tutte qua. Nello zainetto. Allora. Bello, ne valse la pena. Questo è il drago. Il rubino è rubato. E non possiamo neanche. C'è qualcosa. Qui c'è quello. Qui c'è le armi. E qui c'è l'armatura. Ho bisogno di un posto dove mettere. Dove mettere i, come si chiama? I lingotti. Qui non guarderei mai. E non si può mettere niente. Allora lo metto qua. Ah sì. Allora, qui possiamo anche metterci il rubino, qualche tre estratta la mettiamo qua, insieme a quella lunare, raffinata, bananica, corotum. I lingotti d'oro li possiamo anche vendere. Lingotto d'acciaio. Allora prendiamo il comodino e prendiamo i lingotti d'oro. Perfetto. Usciamo e finiamo così. Sì, non ho mai fatto quella area dei trofei, ci sta. Mi piace. Gli Spriggan sono contento. Cioè, abbiamo sprecato il fitone, forse serviva per qualche altra quest. Non mi piace assai avere lì lo Spriggan. Bello. Vabbè dai ragazzi, adesso vi saluto che vado a mangiare. Bene. Cosa scriviamo qualche il file. Un file. Niente. Grazie a tutti. Ci vediamo. Beh, nel senso che oggi ho da fare. Nel senso che devo aspettare una cosa, però non so quando arriva, quindi neanche io cosa fare. Quindi niente, adesso poi vediamo. Ciao ragazzi. Ci vediamo. Non vedo l'ora per la web. E niente, poi la webcam avrà anche lo sfondo. Non si vede lo sfondo, non si vede camera mia. Se riesco a impostarla bene è fatto tutto dalla Logitech lì. Non si vede dietro. Non serve neanche avere il green screen. Vedremo, sono contento per quello. Ciao ragazzi.